Bella regà, bentornati sul mio canale, buon sabato a tutti. Dunque, oggi ultimo appuntamento con le bustine, calciatori, figurine 2017-2018, il film del campionato. Eccola qui, ve la mostro. Torno adesso in questo istante dal giornalaio, dall'edicola, eccola qui con la mia duplice copia, regà, eccola qua. Duplice copia per quale motivo? Perché ho ben due album da completare al 100%, ovvero l'album cartonato, che è stato anche timbrato, che ho fatto timbrare al Raduno, al Panini Tour, e l'album del collezionista, che poi, regà, vi mostro con calma le figurine che troviamo qui in questa edizione speciale, tra virgolette, delle bustine calciatori. E basta, insomma, ecco, ve le faccio vedere direttamente appiccicate, applicate sull'album. Io ho ben due album da completare, come detto. Vado a inizio con la prima bustina, regà, penso che non ci sia altro da aggiungere. Eccola qui, regà. Spacchettamento Rapidash. Il prezzo è di 2 euro perché questa bustina, regà, come ben sappiamo ormai, date le tre precedenti uscite, si trovano esclusivamente oggi in edicola, a partire da oggi, ecco, diciamola tutta, a partire da oggi in edicola con la Gazzetta dello Sport e il mensile, forse non lo so, direi anche una stronzata, comunque con Sportweek e via. Eccole qui, regà, diamo una rapida occhiata. A dire la verità non mi sono neanche, non ho voluto spoiler perché comunque essendo registrato sul sito della Panini, registrato, oddio, iscritto sulla pagina ufficiale Panini di Facebook, giornalmente prima dell'uscita tendono a mostrarle, ecco, e io in realtà ho fatto finta di non vedere, anche se qualcuno le ha viste. Silenzio, non dire a nessuno, basta così perché ho già parlato troppo. Vediamo un po', la prima figurina è di Massimiliano Allegri, doppio poker. Ok, ci sta, data la vittoria del campionato e della Coppa Italia. Poi ancora Juventus, il settimo sigillo, quindi regà, vi ripeto, credo anche di non averlo detto, ma semplicemente pensato, da oggi in edicola. Poi comunque se volete lo trovate sfuso anche sul sito, su vari siti, insomma, che li vendono singolarmente, ma non sono qui perché altrimenti pensano che stia facendo pubblicità. Ecco qua, Ciro Immobili, capocannonieri ovviamente, Mauro Icardi, con i loro 23, forse 23 gol, direi una stronzata, però correggetemi se sbaglio, e merita tutta la figurina. Poi vediamo un po' chi abbiamo. Il Napoli, purtroppo classificatosi secondo, la grande antagonista, perché è vero, regà, tanto di cappello al Napoli quest'anno, veramente grandi numeri. Guardate, regà, che cavolo, uno non può fare un video in santa pace che viene disturbato da messaggi. La prossima volta metto il silenzioso, parola d'onore. E infine, regà, ultima, ma non per importanza, regà, Empoli Serie B, vincitrice Serie B, appunto, con te.it. Molto bene, regà. Ora me le applico per benino nell'album, regà, e ve lo mostro in tutto il suo splendore completo al 100%. Ok, regà, un attimo di pazienza. Dunque, regà, allora, come vi dicevo, ora vi mostro praticamente le figurine che ho trovato, che si trovano nella quarta bustina ed ultima del film del campionato dei calciatori figurine 2017-2018, regà, mi piace ogni volta sottolinearlo, non ci fate caso. Quindi ora le ho appiccicate tutte in entrambi i miei due album, regà, come vi ho anche detto prima. Allora, l'album cartonato, eccolo qui, purtroppo, regà, non ho un buon cavalletto che prenda tutta l'inquadratura, ma l'importante è che prenda ciò che ci interessa, regà. Come testimonia, regà, questo qui, regà, famo di un'altra volta, regà. Il timbro è completo, ecco, non si vede molto purtroppo. Un attimo, ecco così, forse così, sì, bravissima videocamera che fa il proprio lavoro. Eccolo qui che testimonia appunto che l'album è stato certificato, no? Come completato direttamente dalla Panini, non lo so insomma se sono dipendenti, ma non credo, forse qualche involontario. Comunque vado subito a mostrarvi le figurine di quest'oggi, di oggi appunto, che troviamo in edicola con Sportweek, ripeto, eccole qua, mamma mia, regà, che vanno veramente a completare
al 100% l'album, perché anzi facciamo il 101%, perché il 100% è con tutte le figurine base, tra virgolette, no? Eccole qua, purtroppo, vedete, non prende bene con l'inquadratura. Comunque, ecco qua, raga, veramente tutto il loro splendore. Album veramente, mamma mia, spero che valga qualcosa. E infine l'album del collezionista, che forse non ho portato sul canale, ma che purtroppo ho completato solamente dopo l'evento del tour, del Panini Tour. Eccolo qui, regà. Il collezionista praticamente presenta questo, il prezzo di 2,50 euro rispetto agli altri. Vi mostro, dato che altrimenti parlerei di aria fritta. Eccole qua, regà. Applicati. È completo anche questo, regà, al 101%. Credetemi sulla parola, perché comunque sia, spero che mi sia fatto conoscere per una persona seria e non un qua qua qua. Comunque, vabbè, vi sfoglio qualche pagina. Eccole qui, regà, per farvi capire veramente per dare un peso, no, alle parole che sto dicendo. Vediamo un po', magari, ecco, alle squadre un po' più di spessore, anche se tutte le squadre sono importanti della Serie A, dai, su, non ci prendiamo in giro. Ecco qui anche la Juventus, la Lazio, tutta completa, raga, veramente. Credetemi quando vi dico le cose, perché ripeto, anche se non l'ho detto mai, non faccio agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me, o sia fatto a me, come volete, eh? Ok? Detto ciò, raga, io penso di aver concluso con questo video. Vorrei soltanto anticiparvi il prossimo, un attimo solo che prendo il materiale che vi porterò. Ho qui con me, raga, 13 bustine delle Adrenaline XL FIFA World Cup 2018 Russia, ovviamente. Eccole qui, da scartavetrare. Quindi fatemi capire che la volete vedere, perché pure io sono non vedo l'ora di aprirle, no? Ok? Detto ciò, raga, vi ringrazio per aver guardato il video. Io vorrei portarvi comunque tra l'altro il video di questo spacchettamento domani, però fatemi sapere magari se lo volete vedere oggi stesso, sta a voi decidere. Un buon proseguimento, raga, veramente, di un sabato, spero da voi almeno con il sole, qui purtroppo va e viene. Un abbraccio forte e caloroso per voi che mi seguite sempre. Mi raccomando, come dico sempre, invece, a testa alta, sempre a testa alta, raga, pure nei momenti più bui della nostra vita quotidiana, perché veramente io ne sto passando tante, però con la forza di buona volontà riesco a superarle, e quindi vorrei che anche voi foste come me. Un buon proseguimento, di nuovo alla prossima. Ciao ragazzi.